Sono Massimo Becheri, sono il presidente della Leip SRL che produce e commercializza macchine per tintoria tessile. Noi alle persone, tramite l'analisi dei rischi, cerchiamo di garantire il massimo della sicurezza possibile. Stiamo investendo sulla formazione del personale, stiamo acquisendo software che ci permettono di fare teleassistenza con i nostri clienti che sono molto lontani. La digitalizzazione come strumento per stare vicini ai nostri clienti. Mi chiamo Gabriele Ferieri e sono co-founder e managing partner della startup iCarry. È la prima piattaforma di home delivery che abilita tutto il mondo retail e e-commerce per la consegna per l'ultimo miglio. Il core business della nostra startup è la nostra piattaforma informatica iCarry App, che ha l'obiettivo di ottimizzare attraverso algoritmi di dispatch learning e di routing tutto quello che è l'efficientamento del progetto e del controllo della filiera logistica. Il nostro obiettivo è quello di massimizzare i nostri processi di sicurezza sia per proteggere la nostra azienda che tutti i dati, con l'obiettivo di poterli salvaguardare con gli strumenti più innovativi a nostra disposizione. Per dare il nostro contributo all'ambiente, iCarry si sta impegnando nel valorizzare la sua flotta sul campo con mezzi ibridi ed elettrici. Mi chiamo Bruno Fracin, rappresento la società di famiglia di tre generazioni che si occupa di abbigliamento. Mi chiamo Francesco Ferracin e rappresento la terza generazione dell'azienda di famiglia. Dopo 50 anni di attività è straripato un torrente e ha alluvionato nel nostro magazzino e abbiamo dovuto ripartire completamente da zero. Grazie ai nostri partner con cui eravamo assicurati, siamo riusciti il giorno dopo questa alluvione che ha distrutto tutto il magazzino già ad essere attivi. Abbiamo capito che bisogna essere più vicini ai nostri clienti, anche a chi non può venire in negozio fisicamente. Abbiamo cercato di trovare vari veicoli per rimanere più vicini ai clienti, come l'utilizzo dei social network, degli smartphone. Sono Luisa e sono una ristoratrice. È un'attività che esiste da 50 anni e c'è una tradizione, c'è una storia che è iniziata dai miei genitori. Noi siamo partiti per fare una ristorazione in loco, quindi non eravamo attrezzati né fare l'asporto o il delivery. Abbiamo dovuto, di punto in bianco, ripensare un'attività. Lo abbiamo promozionato con dei social network. Ecco quindi che abbiamo dovuto organizzare gli stessi servizi di consegna a domicilio, con la necessità naturalmente di attrezzarsi con tecnologia adeguata e soprattutto con una protezione dei dati raccolti. Avendo investito molto in tecnologia e un investimento anche in arredi, ho sentito il bisogno di tutelarmi sia per gli impianti tecnologici di grosso valore e anche gli arredi. I miei collaboratori sono essenziali, quindi senza di loro questa attività non potrebbe esistere e quindi è ovvio che ho voluto tutelare anche loro, il loro lavoro. Mi chiamo Vanes Fontana e sono il direttore generale di Grissinbon, un'azienda che lavora nell'industria alimentare e produce sostituti del pane. Da noi effettivamente viene riconosciuto che il vero valore, il vero motore dell'azienda sono le persone. Il Canada per noi è stato un grandissimo impegno, una grandissima soddisfazione. È stata un'analisi iniziale veramente impegnativa, che significava studiare il mercato, ma anche il paese, le economie, stimare un business plan estremamente difficile. Le cose anche semplici, come aprire un conto corrente, come conoscere lo statuto dei lavoratori locali, sono stati impegni importanti. Trovare un interlocutore che ci potesse garantire una copertura, una prevenzione delle problematiche,
una valutazione dei rischi che potessero accadere, per noi è stato estremamente importante. Accadimenti che poi fortunatamente in piccolissima misura si sono verificati, e averli potuti anticipare è stato per noi una cosa importantissima.